prima dell'implementazione di questo progetto, la costruzione del budget si basava sull'uso di fogli Excel. Io personalmente avevo il mio schema e organizzavo lì, cercando di farle nella maniera più possibile razionale, le informazioni da passare al controllo di gestione. Inizialmente il processo era gestito totalmente extra sistema, utilizzando Excel principalmente, e in maniera destrutturata a livello aziendale. Ogni funzione era totalmente libera di decidere come costruire il numero di budget che successivamente veniva portato al controllo di gestione. Questo chiaramente non poteva essere sufficiente per un'azienda come la Ducati. Allora, il conto economico consolidato e budget veniva gestito tutto su Excel, andando a estrarre i dati per Ducati Motor da S400 direttamente, mentre per le filiali tutti i dati che arrivavano in formato Excel o anche cartaceo dalle filiali. E i dati dovevano essere continuamente controllati, anche perché all'interno del file c'erano tantissime formule, spesso le formule non funzionavano, anche perché si raggiungeva le dimensioni massime del file, 50.000 righe, le versioni si arrivava fino alla 25esima, 30esima versione, e intanto che si faceva il budget c'erano sempre delle novità. Questo era veramente un lavoro che si faceva e si prolungava quasi tutta la notte. Avere un budget fatto completamente su Excel e con gli errori che si portava dietro, tante volte si diceva sì, sta sul budget, però il budget è sbagliato, non è aggiornato, e quindi anche se non lo rispettiamo al 100%, pazienza. La raccolta budget delle subsidiaries, prima che implementassimo Hyperion, avveniva esclusivamente con report Excel, passati dalle varie filiali, ognuno con un proprio layout, ognuno con una diversa codifica di conto. Questo significava un lavoro di trascodifica, quasi come se ognuno parlasse, seppur usando sempre numeri, una lingua differente. Un'azienda matura non può avere il processo di budget consolidato basato su Excel. Come si fa? Il Brasile aveva i prezzi moltiplicati per due. I dati arrivavano dalle filiali direttamente, quindi non avevamo alcun supporto in più se non fidarci su quello che ci mandavano le filiali. Il budget con le filiali mi faceva arrabbiare ogni volta che saltavano i link e tutte le formule che potevano collegare e interpretare i vari file provenienti da ciascuna di esse. Comportava giornate dedicate alla quadratura, alla raccolta, al confronto con i vari finance nelle varie appunto sazioni. La pianificazione R&D, fondamentalmente quello che ci interessa come priorità è il rispetto delle tempistiche che ci vengono imposte, il rispetto del budget che abbiamo a disposizione e ovviamente il rispetto delle specifiche tecniche richieste al progetto. La difficoltà poi non era tanto la mia come gestore di una certa commessa o gestore di un certo budget, quanto forse quella del controllo di gestione, che doveva raccogliere le informazioni che gli davo io e parallelamente quelle che arrivavano dai miei colleghi che si occupavano di altre commesse. La principale criticità che potevamo avere col vecchio processo era quella di imbatterci in errori o di incomprensioni a livello anche numerico. Nome: Pietro. Mattia. Cognome: Palma. Roccheggiani. Ruolo: responsabile lavorazioni meccaniche. Controller industriale. Come definireste il vostro rapporto lavorativo prima del progetto? Abbiamo mangiato spesso la pizza alle 22 in ufficio. Faticoso. Troppe chiamate. Qual era la domanda che non trovava risposta? I costi totali, come sono? Quando mi passi il file? Fammi sentire una telefonata tipo. Mattia, come siamo messi col budget? Sono pronti i dati?
ma siamo scesi del 10%, devi scendere del 10%. E quindi le scadenze vengono rimandate. Come definireste il vostro rapporto lavorativo oggi? Facciamo più in fretta avere consuntivo dei dati. Ma è sicuramente migliorato, perché adesso io gli mando il file e lui non mi chiama più. Un aggettivo su come è gestito il processo oggi. È robusto e più preciso. È gestito più, si può dire, bottom up, o è troppo aziendale. Di qualcosa Pietro. Pietro, taglia i costi. Di qualcosa Mattia. Mattia, ti abbiamo reso la vita più semplice. È vero però. Del progetto SAP io ricordo in particolare un momento di silenzio assoluto. Durante una delle classiche riunioni che avvengono a metà di un progetto così complesso, vengo chiamato a discutere del tema come si fa a fare il conto economico in SAP. Questo 9-10 mesi a valle dell'avvio del progetto. Guardo gli astanti ed esco con la seguente affermazione: non facciamo il conto economico in SAP, lo togliamo da SAP e lo mettiamo in Hyperion. Di fatto le due piattaforme dialogano nello stesso modo, sono perfettamente integrate, e questo ci permette di mantenere la coerenza, diciamo, dei dati e delle informazioni.